Ciao ragazze, bentornate su Filomena Amore, come state? Allora, oggi voglio ritornare con l'aggiornamento di un video che avevo fatto un po' di tempo fa sui metodi alternativi che io ho trovato per non lavare mai più a terra con il metodo classico, cioè con lo straccio, il secchio e la mazza da scopa. Parliamoci chiaro. Ragazze, non lo so, voi ditemelo nei commenti se a voi piace farlo, a me non è mai piaciuto, ma più che altro per una questione di cambia l'acqua, l'acqua è sporca, perché naturalmente se l'acqua è sporca io non vado a ripassarla sul pavimento, quindi per ogni la devi cambiare e poi ti bagni, poi devi strizzare bene lo straccio perché rimane, diciamo, tutta l'acqua sporca dentro, i capelli, le cose. È una cosa che a me veramente non piace e non è mai mai piaciuta. Allora, nel corso del tempo, avendo avuto poi la casa più grande, la famiglia, eccetera, mi sono dovuta un attimo rimboccare le maniche e cercare di capire che metodo io potessi utilizzare per disinfettare il pavimento, perché è la cosa che mi interessa principalmente, ma soprattutto non sprecare tempo e cercare di alleggerire il lavoro, perché comunque è una cosa anche molto pesante quella di lavare con lo straccio e con il secchio, anche a livello di schiena, devo dire la verità. Quindi nel corso del tempo, avendo io poco tempo, come sapete, ho cercato degli escamotage che mi aiutassero in questo senso. Oggi ve ne elencherò tre, che sono quelli che utilizzo in occasioni diverse, devo dire, e soprattutto se ne è introdotto uno nuovo che proprio mi ha letteralmente cambiato l'esistenza, devo dire, ragazze, perché fa tutto da solo e lava il pavimento. Però andiamo con ordine, perché ognuno dei metodi che vi dirò ha, diciamo, un suo scopo ben preciso. Purtroppo non si può usare un metodo unico, a meno che appunto voi non troviate il vostro, per tutte le occasioni, ma dipende molto. Secondo me non esiste un metodo univoco per andare a far fronte a tutte le esigenze che ci sono in casa e a tutto quello che appunto può succedere nella vita di una famiglia. Andiamo con il primo metodo. Il primo metodo di cui vi vado a parlare è la mia scopa a vapore. Me l'avete chiesto in tantissime, in tutti i videoblog o di pulizie, appunto quando vedete che la utilizzo, e ragazzi, veramente ho svoltato. La mia nello specifico è di Imetec, me lo chiedete sempre, e mi ci sto trovando veramente veramente bene. La scopa a vapore cosa fa, ragazze? Attraverso l'acqua, appunto, come se ne fosse un vero e proprio ferro da stiro, una stirella, tira fuori questo vapore molto molto caldo che va, insomma, a disinfettarvi il pavimento e a lavarlo. Sembra un aspirapolvere alla vista, ma in realtà appunto una vera e propria scopa a vapore, una scopa che in realtà lava il pavimento, lo igienizza, ma soprattutto in 2 secondi è già asciutto, quindi non dovete stare 3 ore con le finestre aperte. Non camminare, stai fermo, alza i piedi! No, ragazze, in maniera molto serena e rilassata potete passarla con un gesto molto veloce e soprattutto andando anche ad inquinare meno e a risparmiare sul detersivo, perché la maggior parte delle scope a vapore non contempla, diciamo, l'utilizzo di detergenti. La mia nello specifico sì, e adesso ve lo racconto. Sì, perché la mia, insomma, oltre ad utilizzare il vapore per pulire, vi dà anche la possibilità di inserire all'interno il detersivo per una maggiore pulizia. Quindi se avete dei casi particolari di macchie piuttosto, oppure volete dare un'ulteriore igienizzata, potete inserire anche un pochino di detersivo all'interno, spruzzarlo e poi passare con la vostra scopa a vapore. Il risultato, ragazze, è top. Io all'inizio non lo usavo mai, noi abbiamo il parquet in casa e sì, la scopa a vapore va bene anche per il parquet. Naturalmente, per quanto riguarda la mia, ci sono varie unità di potenza, quindi non vado a metterla sul più potente, sul più caldo, perché con il legno, insomma, non è fattibile, però potete tranquillamente utilizzarla anche appunto sul parquet. Quindi questo era il mio primo metodo, mi ci trovo molto bene, ormai lo utilizzo da diversi mesi e semplicemente l'unico, diciamo, manutenzione che dovete fare è quella di staccare il mop sotto, buttarlo in lavatrice e disinfettarlo. Poi veniamo al secondo metodo che appunto, come vi dicevo, va a rispondere a delle esigenze diverse, appunto perché io credo che non ci può essere un metodo universale per la pulizia del pavimento, perché tutto dipende da che cosa avete bisogno, di qual è la vostra necessità in quell'occasione, appunto perché magari è successo una cosa particolarmente tragica che vi ha sporcato molto il pavimento, oppure avete bisogno solo di fare una passatina veloce, quindi tutto dipende molto dall'occasione. E la mia seconda alternativa riguarda proprio un prodotto che vi dà la possibilità di dare una bella passatina e pulitina piuttosto veloce, ma proprio fast, senza, insomma, dover neanche prendere il cavo della scopa a vapore e aspettare che si riscaldi, anche se la
la mia è velocissima. Sto parlando, ragazzi, dello spray mop. Lo spray mop continuo ad utilizzarlo a distanza di tempo, mi ci trovo bene. Non lo uso spessissimo perché sono solita fare attenzione durante la settimana, insomma, a non sporcare molto il pavimento, anche se veramente ci facciamo di tutto. Però devo dire che sarà il mio parquet bello resistente, macchie particolari non ne vedo, ma lo uso spesso e volentieri invece in cucina. In cucina a fine serata lo spray mop vi aiuta tantissimo, perché appunto è questo prodotto che vi permette di dare, riempirlo appunto con acqua, e io ci metto anche un po' di detergente, di disinfettante, spruzzate con il pulsantino sulla zona da trattare, e altro non fate appunto che andare avanti e indietro, strofinare con il vostro mop come se fosse uno Swiffer, per intendersi, solo che anziché togliervi la polvere vi pulisce il pavimento, ve lo igienizza e, miscelato quindi con l'acqua, vi rende immediatamente la superficie molto molto più pulita. Anche in questo caso la manutenzione è quasi pari a zero, perché se staccate il vostro mop, lo infilate in lavatrice e immediatamente potete disinfettarlo insieme agli altri. Un'altra cosa da fare è quella appunto di utilizzare acqua, per lo più anche per la scopa a vapore è consigliabile utilizzare non acqua dura, che andrebbe comunque a creare del calcare all'interno dei vostri prodotti, quindi magari fateci attenzione. L'ultimo prodotto invece di cui vi voglio parlare, che per me è una novità da un certo punto di vista, e adesso vi dirò tutti i dettagli, è questo qui, che si chiama Vanigo. E praticamente il Vanigo è un robot che, al pari della mia briciola, vi pulisce casa. Cosa fa Vanigo? Vanigo, mentre voi non ci siete, vi aspira e vi spazza l'ambiente. Io, come sapete, ho briciola, sempre di Imitech. Questo video non è sponsorizzato da Imitech, magari lo fosse, visto che mi piace provare tanti aggeggi tecnologici, e non è sponsorizzato neanche da Vanigo, semplicemente mi hanno chiesto di provare questo prodotto, visto che faccio video legati alla pulizia, perché no? Come vedete, sono sempre alla ricerca di metodi alternativi e quindi l'ho voluto fare. Ma torniamo a Vanigo. Vanigo, ragazzi, mi ha stupito perché, nonostante io abbia briciola che appunto anch'essa aspira in una maniera eccelsa, perché se la lasciate girare lì state tranquilli che non troverete neanche più una briciola in giro per casa, ma la differenza di Vanigo è che Vanigo è un passo avanti rispetto, diciamo, a quella che si può chiamare forse intelligenza, nel senso che Vanigo ha prima di tutto una voce guida che vi dice anche che cosa sta facendo in quel momento. Se mai si dovesse inceppare in una tenda o in un filo, ve lo dice, quindi emette, c'è proprio una voce che vi dice che si sta inceppando. Vi devo dire che è lingua inglese, questo è importante saperlo. La cosa però che a me piace in assoluto di più, conoscendo già comunque i robot che aspirano e puliscono casa, perché anche briciola lo fa, è quello che Vanigo vi dà la possibilità di lavare il pavimento. Ragazze, questo era il mio sogno da sempre, cioè comprare un robot che lavasse da solo, perché dici, tu che sei sempre alla ricerca di metodi alternativi per lavare il pavimento, trovare qualcuno che lo faccia per te è proprio il massimo della vita. E Vanigo lo fa. Praticamente ha questa possibilità di staccare il vano dove di solito va la polvere e mettere quello con l'acqua ed il detergente, perché io lo metto sempre, e con il suo mop, ragazzi, vi va a lavare il pavimento. È una cosa bellissima. Il risultato è simile a quello dello spray mop, naturalmente, non simile a quello della scopa a vapore. Ma ragazzi, il fatto che vi pulisce, come nel mio caso il parquet, che non, diciamo, ha tutte queste macchie o queste sporcizie, utilizzando poi anche la scopa a vapore, è una cosa bellissima, soprattutto magari nella zona notte, dopo aver aspirato, voi cambiate il vano, mettete quello con l'acqua e Vanigo vi va a pulire tutta la superficie lavandola. L'ho provato parecchio, l'ho testato e funziona veramente alla stragrande. Tra le altre cose, viene con il telecomandino, così come briciola potete farlo partire ad un orario prestabilito e lui farà tutto, torna alla base da solo. E a differenza di briciola, poi non so se è il mio che è difettato, ha anche, diciamo, la direzione, cioè io posso mettermi con il telecomando in mano e dire a Vanigo dove andare a pulire. Anche briciola il telecomandino, ma non me l'ha mai fatto, non so perché, anche se io premo va un po' dove gli pare. Sarà un po' l'indipendenza italiana, non lo so. Comunque, ragazzi, io vi lascio il link nel box info con tutte le informazioni legate a Vanigo. Mi raccomando, andate a guardarlo, perché ha anche un prezzo molto accettabile rispetto a quelli che costano veramente, veramente troppo, che appunto io non ho mai pensato di acquistare, anche perché volevo prima capire, magari attraverso anche briciola, come mi ci trovavo. Ritengo che Vanigo sia un prodotto molto valido. Lo sto ancora testando, mi ci sto trovando veramente bene. La spedizione è molto veloce, perché praticamente acquistate tramite internet, di conseguenza anche i tempi di spedizione sono molto molto celeri e avete sempre la garanzia legata comunque agli acquisti Amazon. Niente, ragazze, io, se vi dovessi dire qual è il mio preferito tra questi tre metodi,
Non ve lo posso dire perché appunto dipende dalla giornata, dipende dall'occasione. Avete visto in uno dei miei ultimi vlog dove ho avuto appunto amici a cena, quindi con le scarpe in casa, che è una cosa che sapete io non amo particolarmente, ho utilizzato la scopa a vapore perché appunto con il vapore a più di 100 gradi vado a disinfettare, a uccidere tutti i microbi o le altre cose che possono esserci. Sicuramente con lo spray mop andate sì a detergere, a disinfettare, se utilizzate poi soprattutto un buon detergente, io di solito uso l'isoform per il legno. Però sicuramente con la potenza del calore è tutta un'altra storia, perché poi anche quando lavavo con lo straccio sono sempre stata una che voleva pulire con l'acqua bollente, sempre quando devo disinfettare, pulire anche i bicchieri se li lavo a mano, mi piace avere l'acqua molto molto calda. Stessa cosa appunto per il Vanico in questo caso, quindi per il robot che vi va a lavare da solo. Io adoro per quanto riguarda l'aspirazione, perché io non uso più aspirapolvere in casa, per pulire magari nelle camere, quindi nella zona notte utilizzo solo quello, non c'è neanche bisogno in quel caso appunto della scopa a vapore. Dipende molto, diciamo, dall'occasione d'uso in questo caso. Niente ragazze, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi prodotti, se anche voi ne avete qualcuno e come vi ci trovate. Io sono sempre contenta di scoprire anche metodi alternativi e continuerò ad aggiornare questo video anche nei mesi a venire, così appunto che vi possa far sapere come mi trovo con tutti questi prodotti. Vedete che molti appunto sono ripromossi assolutamente. Fatemi sapere quindi anche la vostra nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Benvenuti a tutte le nuove ragazze e ragazzi. Io sono Filomena Amore, iscrivetevi qui e lasciatemi tanti like per il supporto al canale e se questo video vi è stato d'aiuto. Un bacione, ciao!